Eccoci qua, ben trovati. Dietro a me leggete Anna Bianchi De Pop, io sono a Lucca, all'olio su tavola, caffè, lounge e anche galleria d'arte. Ho con me Anna Bianchi. Ciao Anna, ciao, grazie per avermi invitato. Insomma, questa è una galleria d'arte delle più importanti a Lucca, dove uno viene, prende un caffè e guarda anche aperitivo. E in questo caso viene a vedere anche le tue opere. Sì. Proprio una bella presentazione, raccontami un po' di te. Dai, intanto dietro a noi chi abbiamo? Girati di qua. Mm. Qui c'è il mio marchio, praticamente. E la Monica Vitti, che ho avuto Red 90. Racconta un po' di te. Ah, e niente, non ti dico l'età. L'età non più, conta più per 20, gli artisti, più di 20, 21. Più di 20, meno di 90. Quindi 21. Come nasce Anna Bianchi? Prima di questa cosa qui che ho fatto, prima avevo un negozio d'usato negli anni 80, e un negozio sullo stile punk, queste cose qui, no? Che andavo anche a, che andavo a Amsterdam, a Londra a prendere le cose per impostare, per dare un'impostazione precisa al negozio. Era sempre un po' sul pop il negozio. Tu prendi delle foto, le rifai, vedo. Sì, faccio, cerco materiale d'epoca che ho accumulato negli anni. Uh-huh. E poi dopo faccio delle selezioni. Quindi da lì, immagini. Monica Vitti, proseguiamo. Monica Vitti, poi Gibardot, George Michael, proseguiamo poi. Merlin, Karl Lagerfeld. Eccoci, lo faccio vedere. Praticamente come ti vieni? Intanto cammini, aspetta, qui ci sono due icone. Una rotazione, ci sono due icone importanti. Sì, da Bette Davis e John Crawford. Vieni qua, andiamo di qua. Entriamo dove c'è Marilyn. Uh-huh. Io voglio sapere di te, però te mi porti in giro, ma io voglio sapere di te. Che guardando le opere, non volendo parlo anche di me. Parli anche di te. Quindi tu vai in giro. Sono cose che sento, capito? Vai in giro a cercare materiale, da anni. C'è un archivio in casa che non finisce più, per dire. Purtroppo oggi tante riviste non si trovano più. Tu ti ispiri soprattutto alle riviste, vai a cercare cartelloni. Oppure anche fatti di cronaca che sono. Però io faccio sempre riferimento a un'epoca che dura dagli anni 70, 50, 60, 40, perché anche le dieve che ti ho fatto vedere prima, certo, sono un po' di anni 80, ma poco. Com'è cambiata l'arte? Io, sai, sono rispetto a 50 anni fa. 50 anni fa non c'ero. C'ero, però insomma ero l'arte, più vita, L'arte, certo, l'arte rispetto a voglio 50 dire, anni. Io ho vissuto gli anni 70, che sono stati per il mio stile, per il mio genere, la pop art, sono stati importantissimi. Gli anni 70 sono la respirare proprio nell'aria, l'arte pop. Poi all'epoca erano sempre tutti vivi, sia Andy Warhol, Mimmo Rotella, che sono stati all'inizio, sono stati un po' i miei maestri, no? Uh-huh. E poi dopo ho preso la mia strada. Cosa ti aspetti dall'arte? Importante. O lo fai per te e basta? No, lo faccio per me, è una passione, e poi l'ho trasformato in lavoro dagli anni 2000 in poi. Ho un certo riscontro, mi fa piacere. Hai un sito tuo, social? Sì, sono su Instagram e poi avevo il sito, però dopo il visto è venuto un po' a noi. Ti piace stare sui social, su Instagram? Sì, perché per un momento me l'aggiorno continuamente, capito? Invece il sito invece dovevo fare delle telefonate a un ragazzo. Sì, mentre sui social aggiorni te. Sì. Direttamente. Capito? Senti. Fino a quando sarai qui? Senti, qui ci sono fino al 9, però le mie opere ci sono sempre, via.
Sì, quindi se te sarai, ma le opere qua. Sì, perché insomma c'è un riscontro e sicché ci sono sempre. Ecco. Sono sempre, bene, bene, bene. Senti, quindi i tuoi prossimi impegni, per cosa stai cercando? Ma non mi piace mettere troppa ciccia al fuoco. No, capito? Non stai cercando niente. In questo periodo qui. No? Un artista che non sta cercando niente. In questo momento stai vivendo questa tua mostra. Sì, sì. Diciamoci la verità, vieni a prendere un caffè, qua ti guardi i tuoi quadri. Sì, no, poi ho un rapporto molto bello con loro, con questi ragazzi, perché io a Luca non avevo mai fatto niente. Sì. Perché insomma non trovavo la situazione giusta. Poi un mio amico mi ha presentato Filippo e Corrado, che sono proprietari della galleria. Ecco, e ho visto la location che era giusta, perché hanno bisogno anche di uno sfondo, no? Certo, certo. Poi mettere su un ambiente classico. Certo. E poi qui l'idea che fanno aperitivo, l'idea che uno ci può restare anche a cena. Cioè, no? L'arte fa compagnia. Sì, hai capito? Di solito sono le gallerie in Italia, sono sale operatorie, clienti sono silenzio. Sì, qui siamo un po' avanti. Sì, a Milano sono così, all'estero. No, cioè, anche a Luca. Luca c'è questo. Beh, io ti dico, sono io. E ti dico grazie mille. Ti veniamo a disturbare su Instagram e anche su Facebook. E voglia, e voi venite qua a vedere la mostra. Ciao. E voglia, ciao, grazie.